Padre Pio è la devozione al cuore di Gesù. Una devozione che Padre Pio vive e sperimenta quotidianamente, ma sin dall'inizio, come vedremo, della sua vita. Una devozione che lui trasmette, insegna la bellezza di questo rapporto con l'amore di Gesù, in cui Padre Pio diceva che bisognava credere e sperare sempre, perché mai, Padre Pio diceva, bisogna diffidare, mai bisogna non confidare nell'amore di Gesù, perché Padre Pio diceva che l'amore di Dio, l'amore di Gesù è più grande dell'oceano. E come vi ho anticipato, entriamo nell'epistolario di Padre Pio. Padre Pio diceva ai suoi figli spirituali che vivevano momenti di difficoltà umana, difficoltà spirituale, dolori, lutti, scoraggiamenti, sofferenza, malattia, diceva che il cuore di Gesù è rifugio nelle nostre tempeste. Per esempio, a una sua figlia spirituale, tale Francesca di Foggia, dice che la divina misericordia, come ho detto prima, proprio perché è un mare immenso, a questa figlia dice e rassicura: quando dunque vi assalirà il timore del passato, pensate che esso è perduto nel pelago della celeste bontà. No? Quando io penso ai miei peccati passati, perché molte volte, sapete perché noi non facciamo progressi spirituali? Perché ci facciamo legare dai rimorsi, dai sensi di colpa. Stiamo a pensare sempre ai peccati che abbiamo commesso. I peccati che abbiamo commesso, di questi peccati ci dobbiamo certamente pentire, li dobbiamo confessare in maniera chiara, precisa, però poi dobbiamo avere la certezza, come dice Padre Pio, che il passato, quei peccati, sono ormai buttati nel pelago della celeste bontà. Vi ricordate la coroncina al Sacro Cuore di Gesù che noi ogni giorno recitiamo? Bene, quella coroncina l'ha composta proprio Padre Pio in onore del cuore di Gesù. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.